sto facendo conoscere le persone che saranno candidate al Consiglio Comunale di Taranto nella nostra lista Taranto senza Ilva, e ho al mio fianco Cataldo Valentini. Ci siamo conosciuti attraverso il mio impegno giornalistico, attraverso i social. Lui ha sposato questo progetto. Allora, Cataldo Valentini, Aldo appunto, Aldo. È per tutti, per gli amici. Allora Aldo, parliamo di questa tua volontà di voler fare qualcosa per Taranto candidandoti al Consiglio Comunale. Innanzitutto incomincio salutando tutti i miei concittadini di Taranto. Ho deciso di entrare a far parte di questo movimento nel momento in cui ho visto come candidato al Comune di Taranto, come sindaco, il signor Luigi Abbate. Io fino a quel giorno, fino a quel momento ho scansato la politica perché non mi è mai piaciuta. Eri deluso? Ero deluso dalla politica, soprattutto questa qui locale. Aldo, io per un servizio giornalistico di tempo fa sono stato a casa tua, ho conosciuto la tua famiglia, i tuoi splendidi bambini, e mi ha colpito una cosa in particolare. Tu hai detto: io voglio dare il mio contributo per Taranto, innanzitutto per i miei figli, per dare appunto un futuro, una vita migliore. Il nostro futuro sono i bambini, il futuro di Taranto sono i nostri figli. Chi è che non vorrebbe vedere i propri figli felici, con un posto di lavoro, anziché andare fuori all'estero? Rimanere nella propria città. Soprattutto in una città sana, sicura dal punto di vista ambientale. Ecco, Aldo, noi nel programma abbiamo puntato e stiamo puntando su due aspetti: il turismo, quindi lo sfruttamento delle risorse del mare, e la cultura. E tu hai sposato in pieno, hai avvertito una particolare sensibilità verso queste due direttrici. Sì, sì, io ho sposato proprio il turismo insieme a Luigi, perché Taranto ha molto da offrire ai tarantini e non viene apprezzata come dovrebbe essere, perché Taranto è il fiore all'occhiello della Puglia. Immaginiamo una Taranto presa d'assalto dai turisti. Sarebbe un sogno per tutti, sarebbe un sogno per tutti noi, per tutti i tarantini. Vedete, noi non parliamo per slogan come fa Musillo, come fa Melucci, perché noi abbiamo gli uomini giusti al posto giusto. Al turismo e al marketing territoriale l'assessore sarà l'avvocato Gianluca Laterza, già direttore commerciale per anni di TripAdvisor per il Sud Europa. Voglio dire, abbiamo messo in programma l'acquisizione al patrimonio comunale dell'isola di San Paolo, costerebbe circa 1 milione di euro, mentre il signor Melucci ha scialacquato 3,5 milioni di denaro pubblico per il 6GP, che non ha portato uno scarsissimo rientro economico. Insomma, Aldo, questa città ha delle potenzialità enormi, inespresse, ma lo stesso dal punto di vista culturale, pensiamo al patrimonio archeologico. Io voglio dire solo due semplici parole: noi staremo al fianco di tutti i tarantini. Lo sappiamo che i tarantini oramai sono delusi, come lo sono deluso io, da questa mala politica. Però noi siamo un movimento apolitico e trasversale. Noi staremo sempre al fianco dei cittadini e di tutti coloro che hanno bisogno. Abbiamo dato vita ad una lista di persone che nell'ambito della propria categoria lavorativa di appartenenza, persone che non hanno mai piegato la testa e che hanno un'idea della politica, nel senso di dare voce a chi non ha voce, ascoltare le esigenze dei cittadini. Finora abbiamo avuto una politica, una classe politica distante, chiusa, arroccata nei palazzi del potere. Aldo, dare voce a chi non ha voce, ascoltare, essere cittadini tra i cittadini da parte nostra, pur essendo amministratori. In effetti noi abbiamo deciso di intraprendere una politica differente dalla precedente amministrazione, ed è quella di stare in mezzo alla gente per le strade di Taranto e visionare con i propri occhi
le problematiche dei cittadini, a differenza di quello che è successo nella precedente amministrazione. È un'esperienza che stai già maturando, vivendo ora in campagna elettorale. Noi non saremo quelli che faremo i grandi manifesti, non scialacqueremo mai risorse economiche, ma siamo per il contatto diretto, perché il cittadino premia chi ascolta, non vede la bella faccia mia o la bella faccia tua sul manifesto, ha bisogno di risposte, non di ipocrisia. A noi tra l'altro la poltrona non ci è mai piaciuta, giusto Luigi? E abbiamo deciso quindi di stare tra la gente. Saremo amministratori di strada nel senso più bello, più nobile del termine, nel senso ci sporcheremo le mani e le scarpe. E staremo a contatto diretto con tutti i tarantini. Beh Aldo, grazie per aver sposato questo progetto e sono sicuro che sarai uno dei consiglieri comunali più attivi, un consigliere comunale per la gente e tra la gente.